Luciano Zauri, momento di relax, no? Con lo sport del momento. Intanto, come se la cava Zauri con il padel? Beh, guarda, lo sport del momento, quindi ci arrangiamo. C'è qualcuno che è fuori categoria, però dai, ce la giochiamo un po' con tutti. Chi è fuori categoria? Dicono Totti, dicono. Totti è bravo, Thomas Locatelli è molto bravo, Marco Rini, insomma ce ne sono 3-4 che, insomma, giocando spesso il livello poi cresce. Cosa apprezza del padel Zauri in particolare? Ma allora, intanto è comunque, come tutti gli sport, è aggregante, no? È comunque un modo anche per prendersi in giro, non prendersi troppo sul serio, e questa è la cosa più importante. Quindi tutti vogliono vincere ovviamente, però alla fine finisce sempre con una risata. La porto un po' sulla più stretta attualità, chiaramente si parla tanto di una sua permanenza o meno a Pescara, non so se ci sono sviluppi da questo punto di vista, è evidente che incide anche questa trattativa societaria di cui si parla, qual è lo stato delle cose? Ma attualmente non ci sono novità, insomma, per quanto mi riguarda, io parlo per me ovviamente, col Presidente ci siamo lasciati dicendoci appunto che ci saremmo riaggiornati più avanti, quindi insomma il campionato è appena finito, il Presidente ha delle cose importanti da fare, quindi insomma mi auguro che le strade mia e del Pescara continuino. Lei dopo la partita con la Feralpi aveva detto che probabilmente non ci sarebbe servita una sorta di rivoluzione per ripartire bene, in caso chiaramente anche di sua permanenza. È sempre dello stesso avviso, cioè il gruppo che lei ha allenato è un gruppo che è pronto per fare un salto di qualità? Beh, allora è chiaro che è una squadra composta anche da vari prestiti, per cui una volta che i prestiti sono rientrati alla casa madre, appunto, bisognerà capire come rimane appunto l'organico. È chiaro che, insomma, se si vuole provare a vincere e se ti chiami Pescara devi vincere, bisogna allestire una squadra competitiva, che non vuol dire prendere per forza dei nomi, ma delle caratteristiche importanti. Per come è andata, lei, insomma, rifarebbe la scelta? Lei più volte ha detto che è stata una grande opportunità, non ci ho pensato su. A conti fatti, come valuta, che bilancio trae di questo suo mese e mezzo? Ma io a Pescara non potrei mai dire di no, fermo restando che comunque è il mio lavoro. Quando riesci ad abbinare lavoro e, insomma, amore per la propria città, la propria squadra del cuore, comunque sia la cosa più bella. È chiaro che dopo, quando fai allenatore, sei soggetto comunque a critiche, a scelte, la cosa che comporta il mio lavoro, appunto. Sono contentissimo della scelta che ho fatto, la rifarei miliardi di volte, e è chiaro che se no di poi qualcosa potrei anche cambiare.